Buonasera, buonasera e benvenuti a tutti al nuovo appuntamento con Un Punto sul Teatro, diretta Facebook, che andrà in onda sulle pagine di Fita Umbria, Fita Perugia e Fita Terni. L'attrice, regista, scrittrice, intelligente e rivoluzionaria, è la capostipite delle attrici comiche italiane. Nel corso della sua lunga carriera si è cimentata in personaggi diventati icone della radio, cinema, TV e teatro. Nata a Milano il 31 luglio 1920, nel dopoguerra diventa popolare dai microfoni della radio, interpretando la signorina Snob, personaggio da lei scritto e ideato, che insieme a quello della signora Cicioni, poi reso celebre in TV, resta negli anni uno dei suoi cavalli di battaglia. Al cinema fa coppia con Alberto Sordi, tra i suoi colleghi preferiti. L'ho adorato, dirà. Lui recitava per conto suo. Eravamo in contrasto, perfetti. Negli anni 70 si dedica al teatro e cura la regia di molte opere liriche, continuando a scrivere commedie e libri sulla sua vita. Franca Valeri, la signora dell'ironia. Ne parliamo questa sera con Maria Cristina D'Abraccio e con Moreno Carlini. Buonasera. Buonasera Buonasera, buonasera. a voi tutti. Buonasera. Allora Cristina, dopo questa piccola introduzione che abbiamo fatto su questa grande attrice italiana, ripercorriamo un po', partiamo un po' dalle origini, di questa grande attrice e poi da Moreno ci facciamo raccontare, dato che lui ha avuto un'esperienza diretta, l'ha conosciuta, ha avuto la fortuna di conoscerla dal vivo, ci facciamo raccontare Franca Valeri vista proprio da una conoscenza personale. Iniziamo con te, Cristina. E in effetti la tua si scatena proprio nei salotti mondani, parte dai salotti mondani, dall'ambiente milanese, dà vita a personaggi ispirati alla realtà contemporanea, fatta di frivolezze, di ipocrisia, specchi fedeli di un ambiente borghese. In questo è stata abilissima nel sottolineare con abile ironia, come introduceva Danilo, le caratteristiche, le debolezze di questa media borghesia e specialmente le donne rappresentate in questo. Le donne magari risultate antipatiche per questo vezzo di o aria di sentirsi nobili donne al di sopra degli altri e forse anche migliori degli altri, e in questo essere un po' spocchiose è entrata Franca Valeri con la sua abile schiettezza, il suo sottile umorismo, delicatissimo, elegante, mai sfacciato e anche molto acuto, a tal punto che tutta la sua creatività è poi sfociata non solo nelle rappresentazioni teatrali, nel 51 ha costituito il Teatro dei Gobbi, fondato anche da Alberto Bonucci e poi dal suo futuro marito Vittorio Caprioli, e recita in spettacoli innumerevoli, con la caratteristica che molto spesso quando lei è da sola, e lei voleva essere da sola, voleva recitare i suoi monologhi, non aveva bisogno di scene né di costumi. Il suo sketch satirico prendeva forma proprio da particolari, forse insignificanti, ma ca che caratterizzavano il personaggio in quel momento. Un'acconciatura particolare, degli enormi bigodini, questo telefono, mamma, mamma, continuo, e l'alterco che poteva avere con l'altro protagonista, che non c'era, c'era un altro elemento presente nella scena che supportava e la sosteneva soltanto virtualmente. Quindi dal teatro al cinema, abbiamo detto, la TV, fino ad approdare da questa snob dei salotti milanesi alla Sora Cecioni, questa popolana romana
appunto al telefono con la mamma e con questo look e queste capigliature estremamente arzigogolate, legata alla scala, legata alla musica, tant'è che il suo secondo marito fu proprio Maurizio Rinaldi, che morì purtroppo nel 95, ma alla quale lei rimase, fu molto legata, aveva la passione per la musica. Lei sentiva che la musica aveva un'immediatezza unica e in questo il melodramma, è stata anche regista del melodramma, è stata molto assente dagli schermi per poi riprendere intorno agli anni 98, così 98-2000. Quindi questo è il personaggio. Certo, raccontato così come ci raccontano le biografie è ben altra cosa da ciò che Moreno potrebbe raccontarci di lei, no, Moreno? Orca, che poi Ti ci rivedi in questo quadro di così stilizzato di donna? E lei diceva, sai Moreno, non so poi se è mai capitato nella tua esperienza e nella tua conoscenza diretta del personaggio, lei dice, io non sono figlia di Venere, perché insomma non aveva il dono della bellezza. Ma non importa, lei aveva personalità, carattere e si imponeva con i suoi tratti. È così? A voglia se si imponeva, si imponeva forte. Ma mi avete fatto ritornare. Io non mi sono scritto niente, naturalmente, ma insomma vado a memoria perché poi diventando anziani le cose passate lontane si ricordano di più. Quindi quelle non me le scordo. Come non mi scordo del marito che tu, Maria Cristina, hai nominato, il secondo Maurizio. marito, dopo che abbiamo Maurizio Rinaldi, non so se avete avuto il piacere di conoscere. A me è capitata questa grande fortuna. Era un trucidone, cioè Rinaldi era un direttore d'orchestra simpaticissimo, ma un trucidone, proprio uno di quelli che parlava la lingua della peggio borgata romana, pure mentre dirigeva l'opera. Sta pianola, stavo sbrigando, ma levate un po', ma si buona fanzi bemolle. Ecco, questo era il tono di questo direttore d'orchestra, che purtroppo è morto giovane, e era lui veramente un personaggio eccezionale che completava lei, perché lei era appassionata non delle, come si poteva immaginare, delle signorine snob o di questi personaggi tutti laccati così, ma proprio della peggio fasolinitudine, cioè le borgate erano pane suo, insomma. Riusciva a scovare in mezzo al gruppo delle persone che seguivano la compagnia teatrale uno che era magari un po' più non semplice, non stupido, insomma, ma più legato a un atteggiamento e a un comportamento da borgata. E lì, paffo, che andava proprio alla grande, si scriveva due commedie, insomma, era proprio appassionato del trucidume. E poi appassionata d'opera, ovviamente, eh? C'è anche questo canetto, il suo cane Roro primo, Roro secondo, perché ogni tanto gli moriva con i calci che gli davano tutti, che gli davano tutti stronzi, sti cani, erano tutti un po' poco simpatici, quelli che pisciano sulle gambe, insomma, e quindi erano spesso presi a calci dai tecnici della compagnia. E quindi Roro primo, dopo un po' di tempo, ha lasciato il posto a Roro secondo e poi a Roro terzo e così via. Così. Roro era l'abbreviazione di Aroldo, che è una opera non molto famosa di Giuseppe Verdi, come sapete voi teatranti. Appunto, Danilo, di tu. No, No, parlaci un po', Moreno, del rapporto che aveva Franca Valeri con il teatro. Tra l'altro lei era molto legata anche alla città di Spoleto e al Festival dei Due Mondi, e aveva portato molti suoi spettacli, sia da regista che da attrice. Ricordo che nel 2013 anche io partecipai al Teatro Romano, e dove lei, se non sbaglio, ricevette il premio SIAE alla creatività come autrice e sceneggiatrice, mi sembra. E poi mi sembra che poi è tornata all'età di 94 anni proprio
con uno spettacolo che adesso non ricordo il nome, però sembra che abbia anche questo un successo enorme. Tra Sì, l'altro, Alcione quando Grosso. l'hanno ricordato anche l'altra mattina in una trasmissione sulla Rai, proprio c'era Urbano Barberini che raccontava di questo spettacolo con Franca Valeri proprio a Spoleto. Molto bello, anche era a Chiostro di San Nicolò, non mi ricordo il titolo, io l'ho visto da spettatore, insomma era molto bello, molto intenso, molto piacevole. Lei che già si muoveva con grande difficoltà, poi con il Parkinson insomma non stava bene, però riusciva comunque a catturare la platea, proprio un personaggio forte. È giusto che tu, Danilo Chiodetti, ti ricordi del 2013, che era 13, 2013, 13, sì. perché io purtroppo mi ricordo del 1973, pensa tu come cambiano le prospettive, no? Mi ricordo che era il 1973 perché era la prima volta che mi era capitato di andare a lavorare in teatro, era a settembre, teatro lirico sperimentale che insomma si faceva in quel periodo, adesso non so se ancora in quei giorni lì si fa, insomma era a settembre. E era la prima volta e ci stava lei che faceva la regia di una Lucia di Lammermoor. Io mi ricordo pure che c'era questa signora un po' bizzarra che passava sempre da me e mi chiedeva di risolvere dei problemi. Io ero arrivato lì, manco sapevo da che parte stava il palcoscenico, la sala, sapevo che stava qui, quindi figurati tu che problemi io potevo risolvere io. Però lei era molto gentile e chiedeva sempre per cortesia. Ma forse non chiedeva solo a me, chiedeva a tutti quelli che incontrava che passavano per il palcoscenico. E lei aveva fatto questa regia lì al Teatro Nuovo. C'era addirittura in quella stagione c'era Nino Rota che aveva portato una sua opera, Nino Rota de Persona. Insomma, poi c'erano altri personaggi così, ma insomma, sicuramente il personaggio più di spicco era lei, e io me lo ricordo perché è stato il mio ingresso in teatro. Però diceva Cristina prima che la Valeri poteva agevolmente fare a meno delle Sì. scenografie. Io se ho un attimo di tempo vi racconto di quando ha fatto uno spettacolo senza scenografia e senza luci, se no se c'è di altro No, passo racconto, poi all'ascolto noi normale. interveniamo. Anzi, pendiamo dalle tue labbra, Ecco Moretti. qua, ecco qua. Lo dice sempre anche la moglie mia, ma non so che vuole dire. Allora, dunque, produzione teatro Eliseo, che in quel periodo erano gli anni 80, anche, guarda, oggi sono andato anche a cercare perché dico, mo faccio una bella figura. Erano gli anni 80, sì, i primi anni 80, e c'era da mettere in scena uno spettacolo che si chiamava Non c'è da ridere se una donna cade. In realtà era lo spettacolo dell'anno prima che si chiamava Le 100 donne di Franca Valeri, che era lo stesso spettacolo dell'anno prima ancora che si chiamava Franca Valeri in scena, e ancora l'anno prima, e cambiava il titolo. Però faceva così tanto successo perché faceva la signora Cecioni, insomma faceva i suoi personaggi naturalmente, quindi Classici, quelli classici. era sempre era una carrellata dei suoi personaggi, la gente non si riusciva, alla fine dello spettacolo non si riusciva a mandarla via e doveva fare sempre un bis, un altro bis, un tris, doveva in continuazione andare avanti così con queste cose. Però insomma comunque diciamo che per farla corta, se no, questo spettacolo dopo essere stato al Piccolo Eliseo, partito per andare in giro in tournée in giro per l'Italia e siamo andati, mi sembra che fosse nelle Marche, la sera abbiamo fatto lo spettacolo con le scenografie, con le luci, io mi occupavo delle luci, con le luci, scene e tutto il resto, così. Poi la mattina dopo stavamo in un'altra città, sempre in quella zona, dove era il Marche, adesso non mi ricordo esattamente il posto. Quando siamo arrivati noi tecnici in teatro, abbiamo visto che i camionisti, i trasportatori non erano ancora arrivati. In genere succede che loro arrivano alle 6, cominciano a scaricare, noi arriviamo alle 8 e cominciamo a montare. E noi siamo arrivati alle 8, ma non c'era niente da montare perché non era arrivata la roba e nemmeno i camion.
Non c'erano i cellulari, naturalmente, quindi non potevamo contattarli, quindi abbiamo ripercorso indietro la strada, fatto il giro avanti e indietro, pensando all'incidente, guardavamo giù dalle cunette se c'era qualche camion rovesciato o niente. Alla fine abbiamo scoperto che avevano arrestato tutti i camionisti nella città precedente, avevano arrestato tutti, e questo ha fatto andare in visibilio naturalmente la Valeri, perché Madonna che l'hanno arrestato tutti, questa la racconto. Comunque, insomma, l'avevano arrestati, insomma, l'avevano fermati, ecco, non esattamente arrestati, l'avevano fermati per accertamenti, controlli, eccetera, perché era successo qualcosa nella città dove eravamo la sera prima, insomma, e loro erano stati ritenuti personaggi sospetti. Il problema era che non c'avevamo niente per montare questo spettacolo. Quindi, cioè, io mi sono fatto prestare quattro luci da uno che stava lì. Un altro si è fatto prestare una sedia perché serviva per quando lei telefonava, ci voleva almeno che stesse seduta, perché non poteva sempre, però era proprio a livello così, eh? Un palcoscenico che non c'aveva manco i camerini, un teatro che non c'aveva manco i camerini, un palcoscenico fatto delle tavolacce così, insomma, proprio una cosa molto rimediata. Quando è arrivata, noi eravamo anche un po' preoccupati, no? Abbiamo detto: guardi, signora Valeri, purtroppo è successo un problema, gli abbiamo spiegato velocemente la cosa, gli abbiamo detto. Però purtroppo il problema è che non abbiamo né le scene, né i costumi, né le luci, non c'avevamo niente, insomma, quindi è lo spettacolo, se lei si sente di farlo, se no si capisce che possiamo farlo da un'altra parte. E lei ha detto: allora, prima di tutto io mi sono comprato questa pelliccia, sono 2 anni che sto cercando di farla vedere a tutti quanti e non c'è stato verso, perché mi avete sempre messo un costume che non mi è mai piaciuto. Quindi vado in scena con la mia pelliccia, per fortuna. E per fortuna questo teatro è anche freddo, così almeno c'ho pure gusto a portarla alla pelliccia. Poi, le luci, a me, se vede quello che faccio io? Beh, certo che se vede, accendiamo quello che è possibile. Oh, perfetto. Scenografia, diciamo, ma come ricordo ce l'avevamo, la scenografia ce l'avevamo? E certo ce l'avevamo, noi arriviamo tutte le mattine a montarla, ce l'avevamo sì. Non fa niente, va bene. Un posto per mettere a sedere quando io faccio la signora Ciccioni, ce l'avevamo? Siamo una sedia che appoggiamo lì in mezzo. Perfetto. E ha fatto il più bello spettacolo di tutta la tournée, senza scene, senza luci, senza costumi, c'era solo lei, bastava solo lei, naturalmente il pubblico è stato avvertito di questo problema, ma c'ha ragione Cristina, poteva fare lo spettacolo tranquillamente senza niente, insomma, bastava proprio un pezzo di carta e un tavolino e riusciva a intrattenere il pubblico per ore. Poi l'hanno rilasciato tutti, i nostri amici Beh, meno male, ascoltatori. è finita bene, la storia è finita bene. Sì, Io, sì, sì. per ricollegarmi al discorso tuo della pelliccia e Sì. quindi del suo tenerci in maniera particolare al modo di vestire, lei ci teneva moltissimo, no? Stranamente, una donna che andava a trovare i particolari che, con ironia messi in scena, con estrema semplicità, e però nello stesso tempo lei ci teneva ad essere ben sistemata, ben vestita, non aveva una collana che non era abbinata ai suoi orecchini, non aveva un foulard che potesse essere in un colore troppo discordante con il resto del colore che aveva, quindi la sua pelliccia doveva avere di un certo colore. Non vorrei insistere, era chiara, era color miele, perché lei amava molto questo colore chiaro, piuttosto che il buio e l'oscuro. Non te lo ricorderai forse. No, ma quella mi ricordo, quella era Ricordi? chiara, ma mi ricordo anche che ce n'aveva più di una Ah sì, adesso certo. in No, questo momento. lei ci teneva tantissimo, proprio per tornando a dire, non sono poi tutta questa gran bellezza, no? E insisteva molto spesso, parlando con i suoi amici, ma anche così, ridendo di se stessa, perché era capace di autoironia. E diceva appunto: io però voglio, come ho inventato il mio taglio di capelli, che pensavano tutti che portassi una parrucca, e invece erano esattamente il mio caschetto, esatto, come il caschetto, così era l'abbigliamento, che era parte di questo personaggio. Sì, vero, vero. Ma anche perché lei appunto ci teneva molto a questo contrasto, a questo dicotomia fra i personaggi che lei amava e quello che voleva mostrare di essere, perché poi lei, in realtà lei era una bella signora, elegante, sta cosa che fosse non bella, in realtà lei ha giocato molto
diciamo che ha scelto un altro terreno, ma non si può dire che era una brutta donna, insomma, era una donna gradevole, piacente, piacevole e molto elegante, sempre molto curata, e era in contrapposizione sempre col mondo che lei amava tanto frequentare, che era quello che dicevamo prima, insomma, del Trucido. Sì, lei diceva, no, la mia specialità qual è come attrice? È naturalmente parlare delle donne, perché c'è da parlarne delle donne e io le conosco bene. E diceva appunto, le mie donne sono donne sole, ansiose, sono amiche isteriche, donne che vivono la loro vita anche segretamente nascoste. E quasi si vergognano di questo, e proprio per questa ragione bisogna tirarle fuori. Lei diceva anche che l'uso dell'uomo nella vita domestica è piuttosto recente, cioè come se fosse un oggetto di arredamento della casa, ma meno recente, e qui andava e colpiva lì dove voleva colpire, è il ruolo delle donne nel lavoro che forse dovremmo ricordare e rivisitare, no? Per dirvi. Eh sì. Con che sagacia parlava dell'uno e parlava dell'altro, insomma, lei diceva: gli uomini mi piacciono, altro che un bel ragazzo, un bel fustacchio, mi piace sicuramente. E Maurizio mi ha travolto dalla passione, anche se poi si sono separati, hanno ripreso. Beh, è stato un po' burrascoso quel matrimonio, però insomma, ecco, no, per dirti. Beh, non poteva essere diversamente, insomma, doveva essere così, perché insomma, una cosa tutta smielata non faceva parte di quello che avrebbe apprezzato lei, insomma, e manco lui, perché lui era veramente proprio all'ultimo stadio del quattrone. E poi un musicista pure di qualità, cioè un direttore d'orchestra vero, bravo, preparato, insomma, ha diretto delle cose importanti. Però sentirlo parlare sembrava peggio dei nostri trasportatori di prima che hanno arrestato nelle Marche, insomma, era proprio peggio. Lui parlava una lingua che quelli lì ancora non avevano frequentato. Eccezionale. Rinaldi era straordinario. Te posso dire quando siamo andati a cena con Rinaldi a Venezia? Sì, dai. Dai, dai, come Vai, vai. no? Dai, dai, buttiamoci, buttiamoci. Siamo qui a chiacchierare. Anche nel gossip. Anche nel gossip. No, no, ma tutte cose che si possono dire, naturalmente. Belle, certo, ma si scherza, certo. No, no. Anche perché non conosco cose da altre cose private, insomma, non le conosco. Quindi. Venezia, Teatro Goldoni, 1984, questa la suonavo a cercare perché non mi ricordavo l'anno. Aspetta, suonavo a cercare pure com'era il titolo dello spettacolo che non mi ricordo più. La donna vendicativa. Regia di Gabriele Lavia, con Cristina Noci, Giampiero Bianchi, che purtroppo ha fatto una brutta fine, e Gianni Bonagura. Gianni Bonagura è un altro di quei enormi personaggi dello spettacolo. Insomma, pensate che Gianni Bonagura era quello che ha presentato Erminia Ferrari, che poi è diventata Manfredi, che era la moglie di Nino Manfredi, insomma, gliel'ha presentata lui. Gianni Bonagura, insomma, avevano un'amicizia lunghissima, insomma, così era un personaggio interessante. Comunque, insomma, c'erano questi qui e Franca Valeri era la protagonista di questo spettacolo che Gabriele Lavia voleva tutto molto truculento, molto sanguinolento, molto sofferente, così. Si capisce che probabilmente qualcuno aveva sbagliato l'attrice proprio perché non, cioè lei doveva fare una cosa un po' diversa, insomma, da quello che gli veniva chiesto. E lei che insisteva durante le prove diceva: Gabriele, non mi fa fare queste cose, che la gente si mette a ridere, non le vuole, non mi vuole vedere a me che faccio queste cose così drammatiche, mi chiedono altro. E lui insisteva dicendo: no, bisogna fare. Allora, alla fine ha detto: allora, fammi una bella cosa, guarda, facciamo un accordo. Io per tutte le prove fino alla generale la faccio come la dici tu, come vuoi tu. Dalla prima in poi la faccio come pare a me. E così è stato. Perché lui se n'è scordato, lui Lavia, poi alla fine se n'era scordato, vedeva che lei andava bene, faceva le cose tutte drammaticissime così. Vabbè, se vede che questa moglie piace, lo fa. In realtà, la sera dalla prima ha fatto un altro spettacolo.
proprio completamente un altro spettacolo, tutto per conto suo, ha fatto ammazzare le risate tutti. Gabriele Lavia se n'è andato, non lo salutava nessuno, perché ovviamente si è sentito, insomma, tradito da questa cosa, insomma, poi c'erano stati altri scambi. Va bene, perché... Comunque, insomma, mentre eravamo lì a Venezia, al Teatro Goldoni, la donna vendicativa è di Goldoni, ovviamente, insomma, quindi... siamo andati una sera a cena con una persona della compagnia e lei si è portata pure Rinaldi, il suo, non so se era marito o fidanzato in quel momento, adesso non mi ricordo più, con questi capelli, non so se avete presente l'immagine, cioè questi capelli neri che gli arrivavano fino a qua, lui, fino a qua davanti, così un po' l'impressione era che fossero unti. Non erano sicuramente punti, però era tutta questa cosa, il tuo parruppino messo così. E stavamo a cena con alcuni personaggi e in mezzo a questi personaggi ci stava pure Meseguet, il famoso dietologo, Maurice Meseguet, insomma, era quello, in quel momento era il punto di riferimento dell'alimentazione mondiale, che parlavamo... Penso fosse italiano, parlava molto bene italiano, comunque adesso non mi ricordo se era francese, insomma comunque si chiacchierava così e naturalmente tutti quanti a Meseguet gli dicevano, gli chiedevano che devo mangiare, è buono questo, a me mi fa male perché io ho un po' questo problema, forse. È lui che dava tutte queste pillole di saggezza così. A un certo punto Rinaldi ha detto: dottore, senta, ma lei si occupa di diete, di alimentazione? Dice, beh, sì, io veramente lo faccio da parecchio tempo, ci sono anche uno riconosciuto come uno bravo. Oh, dice, guardi, allora io non so più a chi chiederlo, perché io ho un problema quando mangio. Mi dica, ecco, quando mangio la gorgonzola, soprattutto quella piccante, mi si rinfaccia per 3 giorni. Dice, ma secondo lei da che dipende questa cosa? A me se che non gli andava chiesto. Ci è rimasto tanto male Meseguet, perché pensava che questo facesse finta lo volesse prendere in giro. No, era così. Gli si rinfacciava gorgonzola, soprattutto piccante. Capito? E la Valeri rideva come ride Cristina adesso, contenta, contenta come una Pasqua, che dice, ah, il personaggio che mi sono inventato. Quindi, insomma, ecco, era una vita fatta così, di questi contrasti, lei tutta pettinatina con la frangettina, quella cosa, e lui con i capelli davanti agli occhi, e dice, che te devo fare? Ecco, così, finita l'aneddoto, il dannetto. Lo abbiamo già detto, no? Presso il pubblico lei resta legata ai suoi personaggi femminili, no? Sì. Ma che personalità aveva e quanta umanità metteva in questi personaggi che andava a rappresentare? Cioè, quanta Franca Valeri c'era in questi personaggi? C'era tutta secondo me, perché io francamente, penso, francamente che Fernando Valeri non va bene, ma insomma, dicevo, pensavo quando andavo a conoscerla per mettere insieme lo spettacolo, così insomma ci dovevamo incontrare, ci siamo incontrati lì proprio al piccolo Liceo, che oltretutto è uno spazio, era perlomeno, io un po' di tempo non ci passo più. Era uno spazio veramente straordinario, è il ridotto del Teatro Liceo che era stato allestito allora da Luigi Pizzi, un allestimento della sala, proprio del teatro, elegantissimo, bellissimo. E quando sono andato a conoscerlo, mi sono fatto questa domanda che facevi te, Danilo, no? Ho detto, mo chi incontro io? La signorina snob, la Sora Ciccioni, un'attrice che se la tira, una simpaticona. In realtà lei era un personaggio, per quello che posso vedere io, poi, insomma, non è che abbiamo mai avuto una frequentazione così, tranne un paio di tournée in giro insieme e qualche cosa fatta nei teatri sparsi con le opere, insomma, poi, dire, non è che... però lei era quella signora elegante, ben curata, vestita bene, che parlava questo milanese senza scendere mai nell'imitazione del romanesco, come fanno altri magari che sono di Venezia e cercano di parlare un po' con accento romanesco perché fa più di moda. Lei era sempre nello stesso identico modo e accentuava ancora di più questo suo atteggiamento da signora, signorina,
milanese quando entrava in rapporto con Rinaldi, per dire, o con i nostri trasportatori appena rilasciati dalla questura, no? Lei è andata e ha fatto dei complimenti, che sembrava che avessero vinto il Giro d'Italia, questi qui. Ha detto: "Ma raccontatemi tutto, straordinario, siete stati arrestati in cella, come erano le celle, ma non possiamo ripeterla questa cosa, ma io ci scrivo un pezzo", però sempre con quel suo accento misuratissimo e come anche esteticamente una persona sempre mai sopra le righe, insomma, molto, e che usava poco i gesti, come facciamo tutti, come adesso, così, poco i gesti per parlare, gesticolava poco, usava moltissimo le parole, cioè aveva questo vezzo di non arricchire il discorso con un gesto in più, ma con una parola in più. E questa è una grande qualità che non sono molti ad avere, purtroppo. E questo, io ho visto una delle ultime interviste, proprio questo, no? Della parola, del linguaggio, della comunicazione, e vedere la Franca Valeri negli ultimi anni della sua vita con la malattia, con il Parkinson, che gli aveva tolto proprio la parola, è stata una cosa veramente drammatica, no? E pensa lei che dolore provava, ma nonostante questo, lei è salita fino all'ultimo istante sul palcoscenico. Cristina? Non solo questo, insomma, già ottantenne, insomma, lei è vissuta 100 anni, cioè, no, insomma, questa è una cosa notevole, notevole, no? Esattamente 100 anni. E nonostante questo era sempre comunque ricercata, magari per una parte, magari per un ricordo, o per parlare dei tempi del teatro, per parlare addirittura della sua infanzia, no? Se lei ricorda in alcuni momenti nostalgici della sua vita piccolina e della sofferenza trascorsa perché è figlia di un padre ebreo. E questo le costò veramente tanta sofferenza intorno al periodo tra il 38 e il 40, insomma. E per cui attraverso uno stratagemma, poi leggevo, è riuscita a passarla franca, un documento sbagliato, volutamente camuffato. Lei è passata e quindi non ha avuto conseguenze per il fatto che appunto suo padre era appunto un ebreo e quindi rischiava la deportazione. Quindi questi momenti sono tornati come al ricordo di una gioventù lontana, di un passato lontano che ha lasciato dei segni profondi nella sua esperienza di donna e di ragazza, che poi ha riportato recentemente nelle interviste che gli chiesero nelle varie trasmissioni, perché dicevamo che dal 2000 ha cominciato a lavorare un po' anche in televisione con Nino, a fianco di Nino Manfredi, del grande Nino Manfredi. Chi è che non ricorda Linda e il Brigadiere su Rai 1? Cioè queste apparizioni in TV. E poi sono continuate, un po' intervallate tra questa e il teatro, tanto da ottenere ha ottenuto il David, e quando lei ha avuto questo grande riconoscimento, il suo commento è stato: "Che lusso", nel senso che mi ci è andata veramente bene. E chi mai pensava? Sono state queste piccole parole brevissime. Ah, però, vedi, sono arrivata anche qua. Quindi in questo poi si collegava anche la sua comicità, che la definiva non un dono di natura, no? Cioè, si nasce comici. Ne parlavamo con Danilo nelle nostre puntate precedenti, quando si parlava di comicità di un Totò o personaggi nati con la veste del comico. E lei sottolineava che era solo un dono di cervello. Era costruita, era pensata e. Ma anche in questo ci doveva essere molta istintività e molta predisposizione, no? Che dici, Moreno?
Sicuramente ci deve essere molta predisposizione, come anche per gli altri che hai nominato te, con Totò. Oh, ma Gino Bramieri, quanti sketch. Quelli venivano tutti dalla Va Spettacolo, no? Che è quella forma di spettacolo che io, diciamo, mi è capitato anche di vedere qualcosina all'Ambra Iovinelli prima che lo trasformassero. L'Ambra Iovinelli era il tempio della Va Spettacolo, praticamente. Va Spettacolo, c'era pure la passerella davanti, no? Quindi lo spettacolo davanti. Quello dove ci si confrontava sempre col pubblico, cioè il pubblico era quello che lanciava le battute e l'attore doveva essere in qualche modo pronto, pena la sparizione dal palcoscenico, doveva essere pronto a ribattere naturalmente e anche con un minimo di forza, insomma, no? Ma Petrolini per dire, forse uno dei più famosi in questa cosa, però a me raccontavano di Totò, io Totò. Anche se mi guarda così Danilo, Totò non l'ho conosciuto, però ho conosciuto l'amministratore di compagnia di Totò, cioè quello che si occupava delle paghe, dei soldi, c'era un signore napoletano, si chiamava Gaetano e non mi ricordo più come. E a lui io ho chiesto, ero sempre stato curioso di conoscere la storia di questi personaggi, no? E gli chiedevo com'erano queste persone così e com'era Totò. E lui mi raccontava alcuni piccoli aneddoti, uno, anche se siamo fuori tema, insomma, però una cosetta su Totò, che pare avesse il vezzo, quando faceva spettacolo in teatro, se arrivava qualcuno in ritardo, dopo il ritardo canonico, insomma, il quarto d'ora, classico, così, poi cominciava lo spettacolo e a mezz'ora dall'inizio arrivava il solito ritardatario che si faceva spazio nel buio, cercava di arrivare a trovare il posto, lui fermava tutti, bloccava tutti e diceva: allora, è arrivato questo signore, dice: a me mi dispiace per voi che siete arrivati puntuali, però questo signore che è arrivato e ha pagato il biglietto come voi, c'ha diritto a vedere lo spettacolo come l'avete visto voi, e quindi io, se mi scusate, ricomincio da capo. E lui ricominciava lo spettacolo da capo, poi arrivava 5 minuti dopo un altro e ricominciava lo spettacolo da capo un'altra volta. Al terzo, gli diciamo, adesso io ricomincerei volentieri, ma chiediamo al pubblico, volete che ricomincio da capo? E ovviamente il pubblico gli rispondeva di no, però mi dovete dire che cosa pensate di questo signore che è arrivato con un'ora di ritardo. Io non voglio dire niente. Che ne pensate di Che questo signore? Pare che fossero parecchi che non decidevano di andarsene proprio, insomma, perché... Però, capito, gente che da sola contro 2.000, 3.000, 1.000 spettatori così riesce a inventarsi e a mettere in piedi un personaggio così aggressivo, questi poi non gli mette paura in niente, capito? E lei, io non so se ha fatto la spettacolo, non credo, perché non mi sembra che fosse il tipo... Non ha fatto uno spettacolo Non dalle sue credo. esperienze, ma ha dato l'avvio alla commedia italiana. Lei ha Però ha preso. lavorato con quelli, capito? Ha Sì. lavorato con quella gente lì, no? Ha lavorato Sì. con Petrolini, che quando quello gli fischiava dalla piccionara, gli diceva: io non ce l'ho con te, ce l'ho con quello vicino che non ti butta da sotto. Esattamente, esattamente. Quindi, Alberto Sordi, sono tutti figli della commedia italiana. certo. Quindi la forza di questi personaggi viene da lì. E poi è chiaro che se tu frequenti Alberto Sordi, Gnomo Freddo, Totò, tutta questa gente, qualcosina ne vierai. Se in più, come la Valeri, sei particolarmente dotata, a quel punto il gioco, insomma, diventa tutto molto più facile. Può Sì. arrivare a 100 anni e ancora ti cercano per fare film. Sì, esattamente, sì. Infatti, infatti. Va Bene. bene. Raccontavi Moreno che una curiosità che lei si portava, quindi quando faceva gli spettacoli si portava dietro il cane. Lei era una grande amante dei cani, no? Boh, era una grande amante di Roro, del suo cagnetto, Loro. del suo cagnolino, che si chiamava Roro. Sempre Roro, poi come lo cambiava, continuava a cambiarsi Roro. Era anche, aspetta, sì, la marca, la razza mi sembra fosse un King Charles, mi sembra che si chiamava.
però non sono sicuro, non sono un esperto di cani, mi sembra che fosse uno di quella razza lì, un canetto piccolo, muso schiacciato, bruttarello pure. Di tutti quelli che gli sono capitati, io non me ne ricordo nessuno simpatico, ma sicuramente ce l'avrà avuto. Sempre molto. Suo cane, quando andava al ristorante, lo poggiava pure sul tavolino, perché così provocava più la reazione di quelli che stavano seduti a tavola con lei, naturalmente. No? Lei faceva la signora snob, diceva: disturba se il mio cagnolino, il mio caro Roro sta a pranzo con noi, tac, e l'appoggiava sul tavolino del ristorante. Immagina adesso, ma no, se trovava il borgataro che dicevamo prima, partiva subito una polemica e lì vai, è tutto mestiere. Però l'appoggiava sul serio sul tavolo, io non ci andavo più a pranzo perché questo regalo sul tavolino a me non piaceva, però insomma. C'era questo vezzo, anche questo vezzo, insomma, Roro, il famoso Roro, che è stato scalciato da. C'era un macchinista di Spoleto che si chiamava Vittorio Petessi, che magari qualcuno ricorda, che purtroppo è un amico, ma insomma, che è scomparso qualche anno fa. Lui era il picchiatore specializzato di Roro, cioè dava certi calci, certe cose. E c'era la valle, diceva: Vittorio, dov'è il mio Roro? Sta qua, signora, non si preoccupi, ci penso io. Poi giù un altro calcio. Perché era questa grande passione non ricambiata, perché Roro era molto appassionato a Vittorio, ma non Vittorio non a Roro. Va bene. Ritorniamo, Cristina, ritorniamo un po' al personaggio di Franca, no? Cioè, lei ha costruito tutta la sua carriera, abbiamo detto, intorno a questi personaggi. Quanto è importante, allora, ecco, appunto, trovare dei personaggi che possano arrivare al pubblico e quindi scrivere anche, no, le battute, i copioni per questo, cioè, attraverso l'uso di personaggi che poi sono quelli che hanno fatto il successo di Franca Valeri. Sì, è un po' un ricollegarmi a ciò che ho detto prima. Lei sceglieva personaggi antipatici, cioè il personaggio che le dava più successo era un personaggio che nel luogo comune, nel contesto sociale, dei rapporti o tra le persone, era quello che risultava più antipatico, ma reso nella debolezza dalla sua comicità, era poi il suo successo. E da questo lei diceva: io sono ben voluta, perché piace al mio pubblico la mia comicità. Però, diceva anche lei sempre: ma mi chiedo se me lo merito forse tutto questo, perché poi alla fine che cosa faccio di tanto particolare? E forse, qualcosa ho fatto, ho taciuto molto e non è poco. Cioè, il fatto di essere una donna non estremamente charliera, no? Simpatica, che stava bene in compagnia, ma sempre, e non è una ripetizione, sempre dosata, calibrata in qualsiasi situazione, nella situazione del suo cagnolino che hai raccontato tu, Moreno, nel vivere con tutta la sua passione il melodramma, nel interpretare personaggi completamente antitetici dall'Alberto Sordi, perché erano l'uno l'altra faccia della luna dell'altro, perché due personalità, l'uno che era solo, insomma, espressività, istinto, era un vero saltimbanco, l'altra era posata, ma tenace, e riuscivano a entrare in equilibrio due opposti, continuamente in antitesi, ecco. Mentre Vittorio De Sica, di Vittorio De Sica parlavamo, no? Anche Danilo degli Amici, parlavamo dei personaggi che poi hanno influenzato anche la sua carriera di autrice di commedie, che ne ha scritte molte. Con De Sica era l'uomo affascinante. Ecco che è il fascino che viene a indicare il personaggio maschile, un amico, un maestro di recitazione, battuta sua.
e riusciva a far recitare pure i sassi, quello lì, perché aveva questa capacità persuasiva, chiamiamola, ma detta tra virgolette che tipo di persuasione fosse stata, ma era l'abilità di un grande attore, ecco. Quindi parlavo delle sue commedie, Lina il Cavaliere, Menostorie, Tosca, Le Catacombe, ecco, non me ne vengono altre, però tantissime, oppure il testo teatrale La Vedova di Socrate, no? Si parla di Socrate, del grande personaggio della storia, ma lì lei interpretava Santippe, sua moglie, cioè andava a cercare anche qui nel personaggio un personaggio che avrebbe sicuramente avrebbe dovuto avere un peso nella vita di Socrate, quello di sua moglie. E quindi lei, dal suo punto di vista, ha fatto rivivere questo personaggio, no? Chi scrive sulla moglie di un grande, si dice sempre, no, Danilo, che dietro un grande uomo c'è una grande donna, no? Queste sono frasi che si buttano così a pioggia quando ci fanno comodo. Beh, in effetti di questo lei era molto convinta, molto convinta. E io, tra le affermazioni che forse mi sono rimaste più impresse di chi l'ha conosciuta e di chi ha imparato moltissimo da lei, è Leopoldo Mastelloni. E lui diceva: Franca è stata un'indossatrice di donne. Pensate a questa affermazione, è bellissima, indossatrice di donne, cioè non si indossano abiti, o almeno lei li ha indossati come abiti, ma non nella frivolezza estetica di indossare un bel capo, ma di sentirle dentro di sé e di trasportarle con tutta la sua capacità interpretativa verso il pubblico ad essere amate, ecco, in questo. Perché poi, come diceva prima anche Moreno, cioè tenere uno spettacolo un'ora e mezza, due ore da sola, in scena con niente, perché l'ha raccontato quell'episodio, quindi non c'era niente che la poteva aiutare, no? E tanto riusciva ad intrattenere il pubblico in modo sublime, insomma, era... Non ce la volevano andare proprio, non volevano andare via alla fine dello spettacolo, quindi insomma... lavorato anche con Mastelloni, se può, fa comodo. No? Sì, caro, sì, prego, prego. La prossima volta, No, però Mastelloni la adorava. Mastelloni la adorava. Sì. Mastelloni, in una delle tante sue un po' istrioniche interpretazioni o battute, diceva: lei mi ha insegnato a rappresentare la donna. Lei mi ha insegnato ad essere donna. Vi rendete conto di che cosa è questo detto da lui? Cioè, lui era partito avvantaggiato, già preparato, insomma, però via. Cioè un carattere che era, adesso non so. No, tuttora, certo. Meno magari da più di incontrarlo, diciamo che in quel periodo in cui ci ho fatto uno spettacolo, una tournée lunghissima, infinita tournée di uno spettacolo che si chiamava Carnalità. Forse diciamo lo spettacolo che gli ha dato l'avvio, insomma, ecco, lui era già un personaggio riconosciuto, riconoscibile, però insomma dopo quello spettacolo lì è esploso proprio. Insomma, diciamo che c'aveva un carattere che reggere per i 7-8 mesi della tournée, ci è voluto molto di più di quello che ci è voluto per la Valeri, molto di più. Cioè, era proprio cambiava 14 volte al minuto l'umore, quindi, insomma, diciamo che delle donne che interpretava, insomma, la Valeri, non, tra tutte le sue donne, non l'ha interpretata mai. No. Mastelloni. No. E invece ogni tanto forse ci poteva fare più riferimento. Però ne parla in questi termini, ti assicuro che ne parla in questi termini. Ne parla come di una luce che ha illuminato la sua carriera, come di una che,
credo che tanti lo possano dire, adesso poi non so Ah, quanti certamente, quelli che ci hanno lavorato, insomma, però era veramente una personalità gentilmente prorompente, quella della Valeria, insomma, era bravo. molto elegante, ma era presentissima, insomma, c'era, anche se stava zitta, poteva fare i conti con questa signora gentile, buona e elegante che stava lì. Ascolta Moreno, il rapporto che aveva lei con le maestranze, il rapporto con che Era, rapporto? molto gradevole, lei era molto gentile con le maestranze, non falsamente gentile, era proprio sinceramente interessata a come vivevamo, perché pure io facevo parte delle maestranze, che vita si faceva, dove andava a mangiare, dove andava a dormire, ma che albergo avevi rimediato per dormire qua, perché a me mi mandano sempre in questi alberghi, ci pensano che io sono veramente una gran signora, ma io non ci voglio andare su questi 5 stelle che sono tutti uguali, voi dove state a dormire? Noi ovviamente andavamo nei peggio bar di Caracas a dormire, insomma, però lei era sempre molto partecipativa, molto interessata alla faccenda. Allora, altro aneddoto, così tanto mi sa che stiamo agli Sì, sgoccioli. siamo quasi in chiusura, però lo ascoltiamo volentieri. Allora, sempre quello spettacolo lì, non c'è da ridere se una donna cade, era stato fatto l'anno prima e poi l'anno dopo, appunto col titolo diverso, bisognava rimetterlo in scena, no? Però insomma, siccome erano anni che si andava in giro con quella roba, sapevamo tutto quanto. Quindi lei ha detto, allora guarda, ricordiamoci, quando io faccio questo gesto cambia questa luce, quando io vado seduta lì in quel posto si apre quella porta, insomma succedevano delle cose. Poi quando io, dice, poi alla fine io faccio la figlia della Sora Ceccioni, no? E mi siedo lì in quella poltrona e in coro tutti quanti abbiamo detto, scusa che fai, la Sora che? La Sora Ceccioni, non vi ricordate la Sora Ceccioni? Ci siamo guardati, no, io non me la ricordo. Come non te la ricordi? Eh no, io no, tu te la ricordi? No, tu no. Allora lei ha detto, voi siete dei bei furbacchiotti, ve la rifaccio, ma che sia l'ultima volta, perché tutte le sere era ad ammazzarsi questa sola. E quindi lei ci ha recitato, solo per noi 4-5, ci ha recitato gentilmente la sua recensione, ha detto, mo siete contenti? Ecco, adesso basta, andiamo a mangiare, no. E quindi abbiamo avuto anche il piacere di avere questa cosa dedicata per i 4-5 che eravamo lì seduti in platea e ci siamo naturalmente divertiti, come tutte le sere che faceva Sassuolo Ceccioni, eravamo tutti in attesa di questo momento magico. Insomma, a volte devo, confesso che me lo sono andato a ricercare anche su YouTube, e continua a piacere naturalmente anche lì. Tu Moreno, nel 2014, quando lei ritornò a Spoleto, ti ha avuto modo di rivederla? Io nel 2014, siccome io sono un po' riservato alla Valeri, io no, non sono andato nemmeno a salutarla perché l'ho vista così. Sono andato, ho visto lo spettacolo naturalmente, in quel caso da giornalista, che non era lo stesso ruolo. Sono andato a vedere lo spettacolo, l'ho apprezzato molto, però ho pensato se andare in camerino a salutarla. Io sono convinto che gli avrebbe sicuramente fatto piacere, però se non mi avesse riconosciuto mi avrebbe fatto un grande dispiacere a me, e era possibile che non mi riconosceva, erano passati Certo. dall'80, da metà anni 80, insomma, no, erano passati 30 anni, per cui insomma, non ci poteva stare che non mi riconosceva, e quindi diciamo mi sono risparmiato questa piccola delusione. E poi sinceramente andare in camerino da lei, che accoglieva tutti, era gentile sempre con tutti quanti, con quella situazione di malattia che c'aveva, mi sembrava di dar un po' fastidio, insomma, quindi io ho deciso, c'era mia moglie che stava con me a vedere lo spettacolo, mi ha detto, andiamo a salutare, cioè, di me si ricorda sicuro, sì, si ricorda di me, di tutti quanti, però io insomma, non ci siamo andati, non so se ho fatto bene, ecco, però ho preferito non andare a fare. Mi ricordo da quella volta che abbiamo fatto lo spettacolo perché avevano arrestato i facchini. Insomma, non,
Sicuramente quell'episodio se lo ricordava, perché era... quello sicuramente se lo ricordava, sicuramente. Ma secondo me qualche volta gliene facevano succedere anche apposta, no? Un po' come, voi sapete che trovare in palcoscenico un chiodo piegato porta fortuna, no? Le scemenze che si tramandano i teatranti, no? E Pavarotti, che era molto superstizioso, quando entrava stava in quinta, insomma, i macchinisti, che lo amavano moltissimo, i tecnici lo amavano moltissimo, gli facevano trovare una distesa di chiodi piegati per terra. Piegavano i chiodi e li buttavano per terra. Proprio perché per mostrare affetto, verso questo personaggio, anche lui era una bella persona, insomma. Però gli facevano trovare proprio 100 chiodi piegati invece. Porta fortuna, se ne trovi uno, c'ha senso. Se trovi tutti i chiodi, se sono tutti piegati, porta pure scarogna, probabilmente non è per piantarne uno. Però c'era cioè, tutti i macchinisti, tutti i tecnici che sono poco, non sono buoni. Bene, allora la nostra chiacchierata giunge quasi al termine. Allora, Cristina, ultime battute su Franca Valeri. Dai, poi lasciamo a Moreno il racconto di un altro aneddoto sicuramente che ci avrà su Franca. Non so se ce l'ha raccontato tutti, ma lasciamo a lui poi l'ultimo aneddoto. Magari sì. La ricordiamo anche per Franca, per le battute celebri, no? Sapete, nei libri degli aforismi e delle battute celebri ci sono anche quelle, ma tante costruite, create, inventate da Franca Valeri. E una delle tante che io mi sono scritta qui, perché non me le posso certo ricordare, è quella che dice: la mente è un ripostiglio capiente, è una vita che ci ficchi dentro, e ci ficchi dentro roba, cose. Forse hai dimenticato di codificarla, peccato, ma ci sono, Quindi cioè, è dentro di noi tanto, tanto. Dobbiamo solo saperlo tirar fuori. Questo era in definitiva il suo messaggio. Moreno, c'hai qualche altra cosa? Mi viene in mente adesso che parli di battute, mi viene in mente quella battuta di quel film che tu saprai sicuramente il titolo, io non lo ricordo. Lei che passeggia è quel signore, quella persona che la vede, la nota un po' poco avvenente, gli dice una cosa brutta, una cosa del genere, e lei che invece di dirgli quello che probabilmente chiunque altro avrebbe detto, dicendo delle parolacce così, si gira, lo guarda e gli dice: ordinario. Film di De Sica, questo è un film di De Sica. Allora, sì. È un film di De Sica. Però è bellissimo, tu a uno per offenderlo, come ti viene sulla capoccia di ordinario, come viene in mente, no? E lei era ordinario, ecco. Ecco, sì, ordinario, sì. Scandendo le sillabe, ordinario. Che era ancora più pesante, no? Certo. A nessuno probabilmente verrebbe in mente di dire maleducato o parole più forti, insomma, però ordinario, come cavolo che viene sulla capoccia, né? E così come il titolo del suo ultimo libro, no? Che tu sai, Cristina, com'era? Bugiarda, no? Allora, forse quello di meno storie, quale dici tu? Le commedie? No, il suo ultimo libro che ha scritto, io non vado a memoria, ma mi sembra una cosa che gli ripeteva la mamma quando la mamma della Valeri chiedevano com'era lei, la bambina, ma è bugiarda? Bugiarda no, reticente. Reticente. Sì. Viene da lì probabilmente, poi dall'insegnamento della famiglia. Tutto quello che lei possa aver scritto, sì, è vero. Io l'ho fatta lunga per arrivare alla storia, allora così non te racconto le ultime... Scemenze, ci vedremo per la prossima volta. Bene, bene. Noi siamo sempre qui e
Siamo rimasti incantati dai tuoi racconti perché sono racconti di vita vissuta e forse sono queste esperienze che rimangono, no? Che rimangono legate ad un personaggio, che ti aiutano anche a comprenderlo meglio e a ricordarlo con piacere e con affetto, no? E poi sono anche quelle cose che non si trovano scritte da nessuna parte, no? Perché poi la biografia, la vita, le cose possiamo trovare tutti, no? Le cose principali, ma questo vissuto che sta, no, impresso in questo caso nella memoria di Moreno, sono cose che non... Oltre alle centinaia di altre persone con cui lei ha lavorato, lei e tutti gli altri con cui hanno lavorato, però spesso, insomma, riconosco che io mi ritengo fortunato perché ho incontrato, conosciuto e frequentato le persone spesso, diciamo, sopra le righe, insomma, dico sopra le righe, mi viene subito in mente Carmelo Bene, no? Che era anche lui un personaggio, io prendevo appunti, io ci ho fatto uno spettacolo, La scena delle beffe, con lui nel 1200, non so, 210, non so che era, ci ho fatto questo spettacolo, La scena delle beffe, mi sono ritrovato, quando facevamo le luci, insomma, poi magari se volete, quando ci sarà tempo vi racconto anche queste cose che andranno bene, che sono divertenti. Però mi sono ritrovato mentre facevo le luci, insomma, insieme cercavamo di progettare le luci dello spettacolo, c'avevo un blocco per appunti così, e in quel blocco io ho appuntato un sacco di cose che diceva lui, perché ho detto questa è troppo grossa, no? Non me la posso scordare, da qualche parte a casa ce l'ho ancora questo blocco con tutte queste perle straordinarie di Carmelo Bene, che era veramente un genio, e lo dicono tutti, ma probabilmente lo dicono con una consapevolezza più bassa di quello che era veramente. Poi come persona, lasciamo stare, io lo trovavo divertente, insomma, però personalmente lo trovavo molto divertente. Però è chiaro che a prima botta non dava questa sensazione, insomma, per parlare dei personaggi che girano per i teatri, insomma, no? E ci stanno questi personaggi così dotati, Carmelo Bene era uno di questi, e per un verso completamente opposto la Valeri era un altro di questi, ma insomma, ripeto, sono stato fortunato perché ne sono entrati parecchie di queste persone e non l'ho catalogata, ma mi sono entrate tutte dentro la capoccia, però non l'ho catalogata. Certo, Moreno, dicevo, bene, approfittiamo magari, Danilo, per invitarlo un'altra volta, visto che nel nostro filone della comicità e degli istrioni del palcoscenico abbiamo fatto Dario Fo, Franca Rame, ci mancava da chiudere il cerchio con Carmelo Bene. Diciamo, allora Moreno ritrova sì. Questo blocco note, fatto quattro traslochi, ho paura che ci sta. Dentro qualche scatolone ci sta, però tocca capire in quale angolo della cantina, della soffitta. Non importa, negli scatoloni si celano sempre i nostri segreti, no? Allora qualche volta li vogliamo tirar fuori, qualche volta no. Tu sicuramente lo troverai. E comunque io volevo dire ai nostri ascoltatori di Un punto sul teatro, questo rende vivo questo incontro del giovedì, l'incontrare persone che hanno vissuto, che possono raccontare i contatti, le esperienze, con i grandi personaggi del teatro, in questo caso Franca Valeri, e ci rendono unici, quindi partecipate a questi incontri. Mi faccio un po' di pubblicità a progresso, caro Danilo, partecipate. Ma partecipare, ma che stava a fare per del tempo a casa? Partecipare, altre cose. Vi togliete il bello della diretta Facebook, Vita Umbria, questo vi togliete, via, scrogliamoci di dosso l'apatia, che quando torneremo a teatro ne sentirete delle belle. Stasera mi sento un po' politicante, Danilo. Bene. Significa che queste dirette cominciano a fare il loro effetto. E soprattutto andare a teatro quando sarà possibile. E fino a che non sarà possibile, chiedete di poterci tornare. Facciamo un po' di cacciare per riaprirli questi teatri, in sicurezza sicuramente, ma insomma facciamo in modo che tutte quelle persone che vivono di teatro possano continuare a viverci, perché è un patrimonio straordinario che poi Danilo e Cristina conoscono perfettamente, ma è un patrimonio stupendo di cultura, di storia, di
di conoscenza, non solo artistica, anche tecnica, che è quella per cui io faccio il tifo, che andando avanti così purtroppo si rischia di perdere. E quindi i teatri devono riaprire anche per questo, per non perdere questo grandissimo patrimonio di umanità. Eh sì. Ho detto una scemenza Diciamo, qualsiasi, ma no, va bene. facciamo nostro il Vittoria, tuo appello. Moreno ci ha messo la firma, vai. Ecco là, metti là, metti là. Benissimo, condividiamo e facciamo nostro il tuo appello. E uno degli scopi proprio di questa diretta, di questa piccola trasmissione, è proprio questo di tenere un punto vivo, no, con il teatro, con il nostro pubblico. Bene, la nostra chiacchierata giunge al termine. Io ringrazio Moreno Carlini per la sua gradita partecipazione. Ringrazio Cristina, che è la mia spalla in questa nostra diretta, in questo punto sul teatro. Facciamo gli auguri di buona Pasqua a tutti i nostri spettatori. L'auguro naturalmente rivolto anche a voi, Moreno, e alle vostre famiglie, anche a Cristina. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Ecco, l'impegno con Moreno parleremo fra qualche tempo di Carmelo Bene, quindi questo l'abbiamo Aieu, segnato come questa pronta appuntamento. dicevo niente, vabbè. Quindi ne parleremo volentieri. Grazie ancora a tutti e buonanotte. Buonanotte, buona Pasqua, Buona auguri. Pasqua, auguri a tutti. Auguri. Viva il teatro! Viva, viva!